Gli animali sono parte integrante delle nostre famiglie, cani, gatti, pesci, uccellini e roditori soprattutto, ma anche rettili e anfibi popolano le nostre case in numero sempre maggiore. Nel programmare le nostre vacanze dobbiamo tenere presente anche loro, considerare se possiamo portarli con noi o dobbiamo cercare qualcuno a cui affidarli. Di questo si occuperà questa settimana l'inchiesta del TG5 nell'intento anche di contrastare il fenomeno dell'abbandono estivo. Ricordiamoci che abbandonare gli animali è un reato e come tale va contrastato. E anche se per fortuna la sensibilità aumenta e gli abbandoni estivi diminuiscono, la strada da percorrere per far capire che un animale è per sempre ancora lunga. A Milano la campagna è partita dalle scuole, visto che è soprattutto per far piacere a loro, ai nostri piccoli, che spesso gli animali entrano nelle nostre case. Un giorno Re racconta la storia di un cane abbandonato, ferito e poi adottato. Una storia a lieto fine, ma purtroppo non sempre è così. Abbandonare gli animali è un gravissimo atto di inciviltà e di irresponsabilità. E dal luglio del 2004, con l'avvento della legge 189, è un reato punibile penalmente con il carcere. Ma naturalmente non è soltanto la normativa vigente a suggerirci che non dobbiamo abbandonare gli animali. Ce lo dovrebbe suggerire soprattutto il nostro cuore. Chi abbandona un animale, infatti, lo porta quasi certamente verso la morte e mette in serio pericolo anche la vita dei cittadini e degli automobilisti. Basti pensare ai tantissimi incidenti che si verificano soprattutto nei mesi estivi ogni anno sulle strade del nostro paese. Gli animali poi che riescono a salvarsi dall'abbandono finiscono spesso la loro vita in un canile perché purtroppo sono ancora insufficienti le adozioni. E allora è importante che le istituzioni, nel nostro caso l'istituzione comunale, continui a sensibilizzare i cittadini sul tema dell'abbandono, partendo dalle scuole e dai bambini. Insegnar loro l'amore verso gli animali significa insegnar loro l'amore verso la vita e soprattutto il rispetto per gli altri. Vi racconto la storia di Lucky, una storia d'amore e di dolore, ma più di tutto è una storia di speranza. È in apparenza un giorno uguale a tanti altri, quello in cui Lucky conosce la violenza e l'umiliazione dell'abbandono. Accade tutto in una manciata di secondi, secondi che segnano indelebilmente una vita intera. Lucky sa di essere stata abbandonata. La felicità totale, assoluta e inesauribile di avere un padrone, qualcuno cui donare giorno dopo giorno, incondizionato affetto e fedeltà, si è d'improvviso trasformata in una desolazione che pare non avere fine. Sola con il suo dolore, Lucky vaga per le strade. Non c'è volontà a guidare i suoi passi, è solo l'inerzia a farla muovere. Abbandono significa anche questo, un animale lasciato a se stesso per le vie di una città in costante pericolo di vita. Thank you.
ferita alle zampe, distesa a terra, il respiro affannato, il mugolio di dolore. I medici si prendono cura di lei. Con un breve intervento indolore, le sistemano sotto pelle un microchip con un codice identificativo che verrà inserito nella banca dati dell'anagrafe canina. L'iscrizione all'anagrafe canina è obbligatoria in tutti i paesi dell'Unione Europea. È una norma di civiltà e un'efficace tutela contro la piaga dell'abbandono. Una volta curata e registrata, per Lucky è tempo di rieducazione. Tanta ginnastica, un po' di divertimento per rimetterla in sesto e farla tornare in perfetta forma. La casa di Lucky ora è il box di un canile. A condividere la sua triste sorte ci sono tanti altri animali, come lei, abbandonati da padroni senza scrupoli. E per molti di loro questa sarà la sistemazione definitiva. Per Lucky, invece, il canile è stato un luogo d'incontro. È qui, infatti, che l'ha vista Giacomo, mio nipote. Il loro è stato amore a prima vista. È bastato uno sguardo e sono diventati inseparabili. Lucky è con noi da un anno. Ha cominciato una nuova vita e noi con lei. È tornata a gioire e la sua felicità ci ha riempito di serenità e commozione. Lucky adesso è parte di noi e lo sarà per sempre. È stato difficile per lei riuscire a vivere senza la paura di venire abbandonata di nuovo, ma ce l'ha fatta. Nel destino di questo animale era scritto che un giorno sarebbe stato re. Articolo 727. Abbandono di animali. Legge nazionale 189 del 20 luglio 2004. Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Thank you.
Noi City Angels siamo nati nel 94 a Milano, siamo anche in altre città italiane, dappertutto siamo volontari di strada d'emergenza. Su strada aiutiamo chiunque abbia bisogno, senza tetto, vittime della criminalità, bipedi e anche quadrupedi. Purtroppo ci capita abbastanza spesso di trovare animali abbandonati, animali in difficoltà, e il nostro compito è aiutarli, soccorrerli e chiamare l'ambulanza. E in certi casi li seguiamo anche. Tra l'altro abbiamo trovato decine di animali per strada che poi abbiamo adottato o fatto adottare. E questa è una grande gioia. Se ami gli uomini, ami anche gli animali. Se aiuti gli uni, non puoi non aiutare anche gli altri.